Cosa fate a Pasqua? Cosa fa... Grego, attesa, mi aspettando. Voglio vedere quando arrivi. Stai arrivando? Vabbè. Buongiorno, cosa fate a Pasqua? Ma lei si è fatto del quaglio. Non la vedo più. Nicola, Gregorio ha accettato il nostro invito? Sì, Maria, Gregorio ha accettato il nostro invito ed è qui con noi. Quella! Salve a tutti. Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Beh, con chi ti vuoi rincontrare oggi? Sapessi con chi mi vorrei. Con il Crotone, dato che non ci vediamo da parecchio. Infatti, non ci vediamo da parecchio, speriamo che dopo Pasqua... Buongiorno, salve, cosa ne pensa del Crotone? No, ma parlare con Crotone. Siamo la pecora nera noi del Benevento. Quest'anno... Vabbè, se è giusto. Appunto. Però con noi sta scampa. E invece a Pasqua cosa farete? Noi a Pasqua siamo in Puglia, a Locorotondo. Poi ci sposteremo per Fasano, gireremo i Trulli, Monopoli, quasi tutta la Puglia. Pasqua e Pasquetta. Perfetto. Perfetto. Danilo, che la tigre ti graffia. Noi speriamo, noi tifosi crotonesi, speriamo per la nostra salvezza, perché la Serie B per Crotone è importante. Sì, è importantissima, Danilo. Tu lo sai che noi sono un grosso tifoso del Crotone e spero tantissimo per la salvezza. Però questa settimana siamo di riposo, sperando di quelle che fanno gli altri. Sperando questo riposo gioverà, quindi. Speriamo. Siamo con questo Baldo giovane molto più basso di me. E io volevo fare una semplice domanda. Che cosa farei a Pasqua? Lo passerò con i miei genitori e la mia famiglia. Pasquetta? Non lo so, forse alla ragazza, agli amici. Dopo Pasquetta? Nulla. Nulla? A scuola dopo. Ah, vero. Cosa facciamo a Pasqua? Quello che abbiamo fatto tutta la Santa Pasqua. Cerchiamo di festeggiare in famiglia. Moderatamente. Moderatamente. Capovello. Cos'è Restart Crotone? È un progetto basato su, praticamente, è a scuola di Open Coesione ed è un progetto europeo. Trattiamo della bonifica di Crotone, stiamo indagando appunto su questa bonifica e crediamo in una rivolta. Ora vedremo cosa si può fare. Abbiamo contattato il ministro Sergio Costa, ministro dell'ambiente. Ci ha risposto e quando torneremo a scuola ci contatterà per via telefono. Buongiorno signor Mori. Tutto bene? Tutto bene, sì. Però io dico che il Crotone sono fiducioso. Siete fiducioso, quindi? Sì. A Pasqua sono invitato a casa di mio cugino. Ah. E cosa mangerete? Penso agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non abbiamo scelto della Serie A, ma almeno la Serie B che si qualifica. La dobbiamo mantenere. Dobbiamo mantenere questa Serie B. Sì, l'abbiamo mantenere, se no Crotone fallisce. Completamente. Perché già non siamo messi bene. Sì. Siamo messi male già a livello di infrastrutture, una denuncia sociale, facciamo una denuncia sociale. È proprio così. Il pallone è una fabbrica. Se si ferma lì il pallone siamo rovinati. E quando ci vediamo è tutto bene. Già è lo stesso fatto che vi andate in giro a confrontarvi con la gente che è piena di problemi, è una cosa molto positiva. Specialmente con la parte giovanile della città, perché qui sono tutti ragazzi, che tolto questo qui in bicicletta che ha 120 anni, là sono tutti uguaglioni. No, ma era per dire, tanta forza e tanto amore per la città, perché la squadra c'è, deve convincersi che questa è una città che ha bisogno di rimanere in questo, diciamo, questa categoria. In questa categoria. Lei invece? Rillo, sono. Cosa? Rillo, signore? Rillo, sì. Cosa? Sì. Sono contentissimo del Crotone che sta cercando di uscire dal pantano e quindi praticamente adesso col Venezia è obbligatorio vincere. Al limite anche un pareggio sarebbe veramente ottimo, perché poi dobbiamo presentarci ai tifosi in grado di, diciamo, salvarci da queste, diciamo, paludi. E invece a Pasqua cosa farete? Ah? Cosa farete a Pasqua? A Pasqua vado dove i figli miei a Rocca Veneto.
di prepararla per fare una buona partita a Venezia. E per finire, come si dice? Come al solito, forza Crotone! Sempre forza Crotone! Sempre forza Crotone! Forza Crotone! Sempre, grande! Forza Crotone sempre! Forza Crotone! Forza Crotone! Sempre! Forza Crotone! Forza Crotone e auguri di buona Pasqua pure a voi! Auguri a tutti! E come sempre in tre, forza Crotone! Quindi, dal teatro di Quanno Quanno, vi salutiamo, tanta buona Pasqua, tanti auguri di buona Pasqua e forza Crotone! Da Nicola e dal buon Gregorio, ha parato, visto? Hai rovinato la scena. Da Nicola e dal buon Gregorio. A voi Danilo.